Buonasera, dottore Molinos, provincia di Malaga. Sette domande che dovresti porti prima di pensare di emigrare. Ma per quale motivo hai desiderio di andare via dall'Italia? Siamo sicuri che il posto in cui vuoi trasferirti non ti dia gli stessi problemi di quelli che ti vuoi lasciare alle spalle? Questo sicuramente è una domanda che ti dovresti porre e devi sicuramente informarti su questo aspetto, possibilmente parlando con il maggior numero di persone possibili. Se vuoi iscriverti al mio gruppo Facebook, Vivere da Malaga, potrai trovare persone disponibili a darti risposte in questo ambito. Punto numero 2, il lavoro. Sei un lavoratore indipendente? Sei un imprenditore? Sei un pensionato? Ok, la domanda che io ti invito a farti è: se nel tuo settore lavorativo, che in Italia è inflazionato, sei sicuro che ci sia mercato nel posto dove vuoi trasferirti? A questo proposito, ti invito a leggere un articolo che ho scritto sul mio blog, intitolato "Come trovare lavoro in Andalusia", parte seconda. Punto numero 3. Molte persone sono abituate ad avere un determinato tipo di reddito in Italia e pensano che il costo della vita sia uguale dappertutto, ma non è così. Non parlo solo della Spagna, io parlo anche direttamente dell'Italia. Vivere a Catania non ha gli stessi costi che vivere a Milano, per esempio. Quindi il tema centrale di questo terzo punto è: hai fatto una valutazione costi-benefici nel trasferimento in funzione di quello che è il tuo reddito mensile, o di quello che potrebbe essere il tuo reddito? Devi verificare se ce la fai da mantenerti. Lavorocrazia, mamma mia, che brutta parola. La domanda che devi porti per quanto riguarda la burocrazia è se lavorerai in proprio o se sei un pensionato. Quanto è complicato trasferire la mia attività a Malaga e provincia? È facile? Non è facile? In questo potrà esserti utile la mia consulenza professionale. Contattami in forma privata e sarò lieto di spiegarti questo aspetto. Oppure visita la mia pagina Facebook "Come aprire la tua attività a Malaga e provincia". Ultimo, ma non meno importante, i legami familiari. Sei molto legato alla tua famiglia? Hai dei familiari da cui prestare assistenza? Questo aspetto che io ho inserito per ultimo è probabilmente un fattore determinante per molte persone. Io non sono molto dipendente dalla famiglia, non sono mai stato. È chiaro che amo i miei familiari, però ho un carattere indipendente, quindi in qualsiasi parte del mondo mi sento bene quando sento la mia famiglia via Skype, via WhatsApp, Facebook, non mi dà nessun problema. Però tante persone non riescono a emigrare proprio per il fattore distanze, perché non riescono a tollerare la distanza fisica dalle loro famiglie. Comunque, queste sono le principali,
cose su cui io ti invito a riflettere. Spero che questo video sia stato utile a qualcuno. Vi ricordo che io ho un'agenzia immobiliare da Malaga e per qualsiasi necessità tecnica, di richiesta di informazioni per investimenti, di ricerca di case in affitto o di locali da prendere in gestione, sono disponibile via WhatsApp dal numero più 34 625 44 54 05. Il motto di oggi è: se almeno tu sei disposto a credere in te stesso, perché qualcun altro dovrebbe essere disposto a farlo. Buona serata a tutti, lettori Molinos, e state in contatto.